Sì, mancano ormai pochi minuti alla partenza, qua una grande squadra di volontari del 2002 Marathon Club, dalle 5:30 di questa mattina è rimasta qui ad allestire le tensostrutture, tantissimi gli atleti al via, siamo veramente contenti per questo enorme successo della terza edizione, non ci resta che aspettare per capire chi sarà il vincitore di questa 6 ore individuale e chi sarà la squadra più forte. I can hear your voice from here, you're about to sound. If you can't, baby, don't you know I'm your man. Don't want to see you crying anymore. Don't want to see you crying. I don't want to see you cry anymore. Won't you cry anymore? I say I'm no.
Vediamo quello previsto che è impostato. No, sto andando troppo forte adesso. Però al massimo sarà un po' dopo. Ormai siamo a metà, giusto, circa? Ho superato la metà. Ok? Tranquillo. Il ritmo è quello che avevi previsto? Ah, non lo so. Quello fuori colesterolo. Vai a sensazione, quindi. Ciao Ari! E con il pedalare numero 134 è passata altro passaggio per la 6 e sarà un susseguirsi così di tutta la giornata. Ciao Fabio, ciao Stefi, primo giro per voi. Sarà lunga la giornata. Bene, bene, tante facce conosciute, tante amici oggi in corsa. Quasi. Vai. Bene, bene, benissimo. Esatto, si fa l'uno e l'altro, questo mantiene sveglia presto e adesso a correre, perché lo sport è anche questo. Bocca al lupo! Grazie mille! Tutto ok? Tutto perfetto, anche se la temperatura è buona. Il ritmo che stai tenendo è quello previsto? Sì, anche troppo, 4.16, non è da me, andiamo a 5 di solito. Quindi stai andando come il treno. Sì, come il treno di Treno Nord, che non vanno. Vai, vai, vai Giorgio, vai, vai, vai! A camminare sì, a correre poco. Ormai manca poco, sì. 40 minuti. 40 minuti. Sì, sì, lei la fiola del pinguino. Brava, brava, brava. Ecco qua, dai, 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 dai. Can't recognize who we are. Terza edizione della 6 ore al Parco Bartesaghi, penso che si possa segnalare come un successo assoluto per le manifestazioni del nostro circondario. Quest'anno abbiamo superato i 300 partecipanti tra partecipanti singoli e partecipanti a squadre. Ci sono partecipanti di delle più svariate tipologie, ci sono gli appassionati, ci sono gli agonisti e ci sono gli improvvisati come il sottoscritto e la squadra degli amministratori, che quest'anno non abbiamo voluto assolutamente mancare a questo tipo di iniziative, perché al di là dell'aspetto sportivo, che non è assolutamente da trascurare, importantissimo, dunque è importante la promozione dello sport e del movimento in genere, ma il valore aggiunto a questo tipo di manifestazione è l'aspetto solidaristico che fa parte, che è gemellata con l'iniziativa, in questo caso è il sostegno al progetto Valtellina Accessibile, che è portato avanti dalla WILD di Sondrio, e credo che il segnale che è stato dato dalla cittadinanza e dai valtellinesi in genere, che parteciperanno oggi a questa manifestazione, è che i valtellinesi, una volta chiamati a solidarizzare, non faranno mai mancare, non hanno mai fatto mancare il loro sostegno. Grandissima manifestazione, grandissimo successo, non solo per il grande pubblico sia di adulti che di piccoli, ma soprattutto per lo scopo benefico che il marathon già da alcuni anni riesce a perseguire. Sono veramente soddisfatto, è molto caldo, sono l'ultimo frazionista, spero di riuscire a comportarmi onorevolmente e soprattutto di non farmi male. I
don't you cry anymore. And I tell them, no, no, no. Dica il rappresentante con il letterario. And I tell them, no. Behind the walls that we create, counting eyes each other. Benone, benone! Ma che caldo si resiste, Sergio, tutto bene! Il ritmo è quello previsto! Grande giornata, tutto previsto! Garmin a casa, vado con la testa, Sergio! Bravo, dai, tutto ancora mezz'oretina, salti! And if one day you learn to fly, I gotta learn it too. Bellissima gara, un bellissimo parco, sono molto contento, era la prima volta che la facevo, è organizzata molto bene, sono abbastanza contento anche della mia prestazione, non pensavo dopo i 42 di domenica, ho ottenuto una buona media, sono contentissimo, sono contento anche della mia squadra che abbiamo dimostrato di valere forse il primo posto perché manca poco, però sono molto contento. Una manifestazione da riprovare e da consigliare sicuramente. Il ritmo che ti eri prefissato l'hai mantenuto? Pensai di fare di più, di meno? Com'è che... Sinceramente sono partito forte, più forte di quello che avevo pensato, però ho tenuto abbastanza bene perché ho visto che sul finale ho tenuto comunque i miei 3.24 di media, sono contentissimo, ho tenuto bene, pensavo di fare un po' peggio, però sono da riprovare nel 2015 sicuramente bellissimo. Com'è andata? Bellissimo, ho solo un grosso rimpianto, aver smesso di correre alcuni anni fa, però queste sono le cose che mi danno il là per ricominciare a fare una cosa. È un punto di partenza, questo quindi potrebbe essere un buon punto di partenza per quanto ti riguarda. Assolutamente, sicuramente è un bel punto d'arrivo, non pensavo di riuscire ad arrivare. È stato veramente molto divertente, poi lo spirito con cui tutti i partecipanti hanno concorso era veramente, si respirava durante il percorso, è veramente una festa, dunque complimenti agli organizzatori, a tutti i partecipanti, è da rifare. E da ripetere nel 2015. Esatto. Ringraziamo queste tantissime non personali, ma un weekend o una crociera, ma ci troviamo in pasta come istruzione alla parte di novembre, e poi no, lo vogliamo regalare come testimonianza a un grande delle ultramaratone d'Italia.